tentata estorsione ai danni dell'amministrazione comunale di Scido, in tre finiscono in manette. In data odierna, 8 aprile 2011, i carabinieri della compagnia di Palmi hanno tratto in arresto Cammaroto Domenico, Cammaroto Ricciotti Eugenio e Serpentino Enzo, rispettivamente padre, figlio e cognato, a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della locale Procura della Repubblica. I tre arrestati, tutti residenti nel comune di Scido, si sono resi responsabili in concorso fra loro di tentata estorsione nei confronti di Zampogna Giuseppe e Tarsitani Giuseppe Giovanni, rispettivamente sindaco e vice sindaco del comune Aspromontano, i quali non hanno esitato a denunciare i fatti ai carabinieri, consentendo così l'avvio di un'articolata attività di indagine che si è sviluppata sia attraverso intercettazioni che servizi di pedinamento, osservazione e riscontri sul campo. Nello specifico, i Cammaroto prima e il Serpentino poi, tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2010, ponevano in essere minacce di morte nei confronti dei predetti pubblici amministratori, sia de visu che attraverso telefonate anonime, al fine di costringere l'amministrazione comunale di Scido ad affidare loro, in barba quindi alla normativa in materia di affidamento di appalti pubblici e lavori, l'esecuzione della cosiddetta martellata, ovvero l'individuazione degli alberi da tagliare in una zona boschiva di proprietà del comune e denominata Misa Fumena 3, lavoro tra l'altro già assegnato con regolare gara d'appalto ad una ditta di Reggio Calabria. Inoltre, con una sfacciata lungimiranza, i tre arrestati miravano anche ad ottenere dall'amministrazione comunale anche tutta un'altra serie indefinita di lavori di interesse pubblico di prossima realizzazione. Le investigazioni svolte dall'Arma di Palmi hanno puntato i riflettori su un male che spesso affligge amministrazioni locali, ossia le pressioni e le minacce da parte dei delinquenti del luogo, o comunque di chi se ne arroga il titolo, i quali evidentemente non tollerano che il denaro della collettività possa essere speso senza la loro autorizzazione, tra virgolette. Ciò risponde non soltanto ad immediate logiche economiche, ma è strumentale altresì al tentativo di imporre la propria signoria sul territorio che essi ritengono di poter controllare, sempre tra virgolette.